Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti, benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi prepariamo insieme un classico della cucina tradizionale pugliese, il rustico leccese. È un rustico di pasta sfoglia farcito con besciamella, mozzarella e passata di pomodoro. È una ricetta molto semplice da preparare. E prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare la campanella per avere tutte le notifiche. E adesso cominciamo. La prima cosa da fare è condiamo il pomodoro con un pizzico di sale e un goccio d'olio. Mescoliamo. Secondo passaggio, stendiamo la sfoglia. E con un coppapasta da 10 cm di diametro andiamo a formare dei dischi. Ecco, posizioniamo i dischi su una teglia con carta da forno. Adesso andiamo a farcire, quindi iniziamo con un cucchiaio di besciamella che metteremo al centro. Condiamo la besciamella con un cucchiaino di passata di pomodoro. Aggiungiamo dei pezzetti di mozzarella che io già, come vedete, tagliato a cubetti. Ed ora non ci resta che ritagliare l'altra sfoglia e coprire i nostri dischi. Sovrapponiamo il disco, andiamo a pressare bene il bordo, ci aiutiamo con i rebbi di una forchetta per sigillare bene il bordo. Per rendere più carini i nostri rustici, con il coppapasta andiamo a togliere l'eccesso di pasta. Non ci resta che spennellare la superficie con un rosso d'uovo e un po' di latte. Ed ora non ci resta che infornare. A dopo. I rustici sono usciti dal forno, li ho infornati a 190 gradi per 15 minuti. Forno ventilato. Oggi vi propongo un delizioso e bellissimo secondo che metterà d'accordo tutti in famiglia e soprattutto, se avrete ospiti, farete un gran figurone. Stiamo parlando dei petti di pollo farciti in crosta. Sono veramente, come ho detto prima, molto belli da vedere, quindi non perdiamo tempo, iniziamo subito la ricetta, ma mi raccomando, seguite attentamente il video. Allora, mettiamo sul fuoco una capiente casseruola, aggiungiamo un filo d'olio e mettiamo uno spicchietto d'aglio. Una volta dorato l'aglio, lo eliminiamo e aggiungiamo gli spinaci. Copriamo e lasciamo appassire per qualche minuto. Però mi raccomando, tenete la fiamma bassa perché gli spinaci tendono a bruciarsi se c'è la fiamma molto alta. Quindi diamo il tempo agli spinaci di far fuoriuscire il liquido. Mi raccomando ancora, rigiratelo spesso e dopo qualche minuto di cottura aggiungiamo del sale, quindi andiamo a salare. Ricopriamo di nuovo e lasciamo cuocere per al massimo 5-6 minuti, non di più. Benissimo, i spinaci sono cotti, li metto in un piatto e li lascio intiepidire. Adesso passiamo alla preparazione del pollo. Come vedete, ho qui delle sottilissime fette di petto di pollo. Non necessitano di battitura perché sono sottili, ma voi, nel caso in cui doveste avere del pollo un po' più spesso, bisogna che le assottigliate, quindi procuratevi un batticarne o un qualsiasi cosa per poter assottigliare appunto le fette. Questo perché? Perché il pollo deve essere cotto bene, quindi se noi lo arrotoliamo, lo mettiamo nella pasta sfoglia
ed è un po' troppo spesso, rischiamo di mangiare un alimento non troppo cotto. E come tutti noi sappiamo, il pollo crudo non va bene perché fa male. La farcitura di questa ricetta prevede dello speck e del provolone a fette sottili. Quindi adesso andiamo a mettere su ogni fetta di petto di pollo una fetta di speck. Una fetta di formaggio. E concludiamo con una manciata di spinaci. Avvolgiamo delicatamente il pollo, mi raccomando, attenzione, non fate fuoriuscire la farcia, e teniamolo bello sistemato da parte. Allora, amici e amiche mie, avete visto com'è semplice e facile? Fino a qui ci siamo riusciti benissimo. Adesso andiamo all'ultima parte. Mi raccomando, non saltate questo passaggio perché è fondamentale. Ed ora terminiamo con la pasta sfoglia. Srotoliamo un rotolo di pasta sfoglia, prendiamo un mattarello e cerchiamo di allungare e allargare un po' la sfoglia. Questo permetterà sia la cottura in forno più facile e sia per l'avvolgimento degli involtini stessi. Quindi gli diamo più spazio. Una volta allungata e allargata la sfoglia, non ci resta che dividere in quattro parti questo foglio di pasta sfoglia. Ed ora adagiamo gli involtini . Avvolgiamo con delicatezza . Chiudiamo le estremità, sigilliamo bene, mi raccomando, e formiamo un bel pacchetto che adageremo di nuovo sulla carta da forno, ma con la chiusura sotto. Con un coltello affilato andiamo a incidere la superficie. Questo serve come effetto camino, cioè far fuoriuscire tutto il vapore e l'umidità che si crea all'interno, senza spappolare la pasta sfoglia. Ed ora mettiamo tutto in una placca, in una teglia, e non ci resta che infornare. A più tardi. Gli involtini sono usciti dal forno, come vedete sono una vera meraviglia. Vi consiglio di provarli assolutamente perché io non vedo l'ora di assaggiarli. Oggi prepariamo insieme un rustico veramente molto molto buono. Sto parlando del rustico ai carciofi e ricotta. Ricetta molto semplice e facile da preparare, quindi iniziamo immediatamente. Come vedete, ho già qui mondato e tagliato i carciofi, che li ho resi a fettine, come vedete. Naturalmente questo è un passaggio che ho voluto evitare perché tutti quanti noi sappiamo pulire e quindi mondare i carciofi. Ho messo sulla fiamma una capiente padella o casseruola, come voi preferite. Aggiungo dell'olio, naturalmente l'olio è sempre in base alla quantità del materiale, quindi dei carciofi che stiamo utilizzando. Un mezzo spicchietto d'aglio, io sinceramente mi piace tagliarlo a pezzettini, così, vedete? Così rimane più profumato. Però se voi non lo preferite potete metterlo intero e poi dopo toglierlo. Faccio rosolare e imbiondire, quindi non esageratamente, l'aglio, quindi profumare l'olio, e poi aggiungo i carciofi, li faccio sgocciolare ed ecco qua. Alzo la fiamma e faccio rosolare i carciofi, quindi li andiamo a insaporire. Facciamo insaporire bene. Insaporiti i carciofi, sapete cosa facciamo adesso? Li mettiamo un po' di sale. Dopodiché copriamo con il coperchio
e lasciamo stufare i carciofi. Mi raccomando, sempre un po' di attenzione a non farli bruciare. Sono passati 10 minuti e i nostri carciofi si sono ammorbiditi. Spengo la fiamma e li lascio intiepidire. Intanto che i carciofi si intiepidiscono, prepariamo gli altri ingredienti. In una ciotola mettiamo le uova. Quindi mettiamo le uova in una ciotola, un pizzico di sale, un po' di pepe e inizio a sbattere. Alle uova aggiungiamo la ricotta e quindi la stemperiamo. Aggiungo anche il parmigiano. Continuo a mescolare. Ecco qui, il risultato è una buona crema. Adesso alla crema aggiungiamo i carciofi e mescoliamo tutto. Aggiungo il restante parmigiano. Una volta mescolato, lo metto un po' da parte. Ho aperto un rotolo di pasta sfoglia già pronta. Non dobbiamo fare altro che inserirla così in una teglia. Questa teglia misura 30x25 cm. Questa è rettangolare, poi se voi l'avete tonda, userete una teglia tonda. Vedete com'è semplice? Non c'è bisogno di fare niente. Ecco qua, sistemiamo bene. Con i rebbi di una forchetta andiamo a bucherellare un po' la base. E sempre sotto alla base metteremo delle fette di formaggio sottili. Vedete come sono carine? Queste sono delle fette di provola affumicata. Io le dispongo in questo modo. Ecco qua. E adesso non ci resta che versare all'interno il composto. Lo distribuiamo bene. Spolverizzo con un altro po' di parmigiano la superficie. Questo serve a fargli fare quella bellissima e buonissima crosticina, molto molto saporita. Io ci aggiungo un altro po' di pepe, a me piace, se a voi non piace non lo mettete. Andiamo ad arrotolare il bordo, ok? Quindi andiamo a chiudere. Fatto questo, non ci resta che infornare. Il forno chiama. Andiamo. Ed ecco qui, il rustico è uscito dal forno. L'ho infornato a 200 gradi per 25 minuti. Forno statico. E poi, quando vedrete che la superficie si comincerà a dorare, il rustico è pronto. Come dico sempre, regolatevi di conseguenza con il proprio forno. E detto questo, lo facciamo intiepidire e poi dopo, e dopo lo assaggiamo, no? Che ne pensi? Mi sembra di ingrassare. Lui ingrassa solo a guardare. Bellissima. Che bontà ragazzi. Vuoi un po'? Dopo. Amici carissimi, spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento, perché per me lo è stato. E che lo dico a fare, è troppo buona.
E a questo punto io vi saluto, vi do un abbraccio, un arrivederci, un grazie a tutti da Zia Franca. Alla prossima!